negoziati, alcune repubbliche di Macedonia del Nord sembrava il punto di caduta di un conflitto diplomatico durato decenni, ma il presidente, non c'è domani, Ivanov, ha annunciato che non firmerà. Da Atene, Lucia Voracci. Alle mostre d'arte pop lo trovi persino in versione marina, ma Alessandro Magno, un'icona su cui è difficile scherzare, l'ho fatta a scuola diversi anni fa, un greco che è andato in Asia e ha creato un grande impero. Un greco, appunto, ecco perché 27 anni fa, quando si è tragicamente dissolta la Jugoslavia e si sono affacciate sulla scena europea nuove repubbliche, quella macedone non ha avuto altra possibilità che essere chiamata con una perifrasi Repubblica Macedone dell'ex Jugoslavia, sino all'accordo concluso dal suo premier Zaev con quello greco Tsipras. Macedonia del Nord, se i rispettivi parlamenti approveranno l'intesa e un referendum macedone accoglierà modifiche della Costituzione, sarà il nuovo nome e la Grecia toglierà il veto all'ingresso di Skopje nell'Unione Europea e nella NATO. Troppo tardi, dice Mariana, avremmo dovuto difenderci molto tempo fa. La Macedonia qui è una regione della Grecia, con capoluogo Salonico, dove nei mesi sono sfilati centinaia di migliaia come nel resto del paese contro un compromesso. Presa della sovranità nazionale tuonano i giornali d'opposizione corde sensibili in una popolazione provata dall'austerità richiesta dall'Europa. L'Acropoli è ancora al suo posto o abbiamo svenduto anche quella? Il partito d'opposizione Nuova Democrazia minaccia una mozione di sfiducia, ma anche il presidente macedone Ivanov annuncia che non firmerà la prova. Siamo sopravvissuti a un Atene negli Stati Uniti, supereremo anche questa, drammatizza il ragazzo, tanto la storia, quella vera, è un'altra cosa.